Bardini di Parma, siamo in attesa del secondo tempo della partita tra Inter e Parma. L'abbiamo definita una sfida di Serie A, una sfida di campionato, l'abbiamo anche definita tra virgolette una sfida a scudetto, visto che si parla di due pretendenti al trono, al triangolino tricolore. Dunque abbiamo parlato molto di quanto è accaduto per quanto riguarda le due squadre, ma visto che adesso volevamo sentire anche qualcosa dai protagonisti, mi pare che Nicola Kalathopoulos sia appostato con un ospite d'onore a bordo campo, direi, Nicola. Sì, Bruno, è un abitué oramai delle nostre telecronache, deve stare attento Roberto Bettega perché, ecco, se vuole fare il cambio io sono disposto. Dice Roberto Bettega che se vuoi fare il campo, lui torna in campo. Senti, a parte gli scherzi, allora in campo che stinta tu come l'hai vista? Ma rispetto alle apparizioni precedenti, sicuramente più veloce, la velocità ci mancava appunto perché non avevamo svolto un lavoro sulla rapidità. E devo dire che riusciamo a essere anche corti e questo è di buon auspicio appunto per le partite che poi conteranno più avanti. Ecco, io ero vicino alla panchina proprio di Bagnoli, lo sentivo richiamare la difesa all'ordine, Jonk, di stare molto vicino ai tre giocatori dietro, ecco, state lavorando mi sembra in questo senso. Sì, c'è una difesa un po' inedita, non hanno mai giocato insieme, di conseguenza ci sono dei meccanismi un po' da mettere a posto, però tutto sommato devo dire che nonostante appunto non abbiano mai giocato, devo dire che hanno fatto secondo me una bella figura, molto attenti, molto, molto corti, soprattutto nelle palle sulle fasce laterali, dove sapevano quando uscire e quando non uscire. È da pochi giorni che stiamo lavorando appunto su questo tipo di situazione, devo dire che i nuovi hanno preso abbastanza velocemente questi meccanismi. Ecco, proprio Dell'Anno sulla sinistra, Shalimov sulla destra, molto larghi sulle fasce, perché questo? L'Inter l'anno scorso aveva forse dei problemi, no? In questo senso, a girare le difese avversarie. Beh, dei problemi, diciamo che arrivare sul fondo al giorno d'oggi è difficile per tutte le squadre, avere dei buoni giocatori che possono svolgere un compito sulle fasce laterali è molto importante. Noi quest'anno abbiamo diverse soluzioni sulle fasce, il mister sta provando Shalimov sulla destra e penso che sia un'ottima alternativa a quelle che abbiamo e di conseguenza anche Dell'Anno e Tramezzani stanno lavorando per essere protagonisti appunto su questa fascia che a noi tutto sommato non è che mancasse perché avevamo D'Agostini che svolgeva sicuramente un compito molto, molto importante, però era da solo e in questo caso ce ne sono due, si possono alternare e possiamo diventare pericolosi su ambedue le fasce. Bene, grazie Riccardo, alla prossima partita, allora la linea torna a Bruno Longhi. Bene, grazie a Nicola Kalathopoulos, dunque avete ascoltato anche da Riccardo Ferre che ci sono delle considerazioni proprio di aspetto tattico per quanto riguarda la disposizione, come dicevamo prima, di Tramezzani e Dell'Anno, un Tramezzani che beneficia sicuramente della posizione di Dell'Anno che funge un pochino da schermo protettivo, che chiaramente quando si attacca in due diventa tutto un pochino più facile, ovviamente poi bisogna adottare, direi Roberto, dei marchingegni, degli accorgimenti a centrocampo, perché se si mettono troppi giocatori all'esterno poi ne manca qualcuno in mezzo ovviamente, no? Ma allora l'Inter lo fa così, si apre in fase di possesso di palla a ventaglio veramente, poi quando è sulla difensiva invece si richiude, i centrocampisti arretrano centralmente, cioè in una diagonale verso il centro, e quindi vanno a chiudere quelle file, richiedono quella vicinanza o portano quella vicinanza che Kalathopoulos aveva sentito da Bagnoli chiedere. Io direi che è una posizione, sono proprio due situazioni di possesso o mentre si subisce il possesso altrui che sono tatticamente anche attuate sostanzialmente dal Parma. Ecco, nel frattempo secondo tempo ovviamente dobbiamo guardarci un pochino attorno, nell'Inter scorgiamo Orlando, Fontolan, per cui è presumibile ipotizzare l'assenza di Schillaci proprio per la posizione in campo di Fontolan che fa la punta e non fa il terzino sinistro. Nel frattempo Shalimov, ecco Fontolan che tocca per la prima volta il pallone, poi Jonk, la palla è per Tramezzani, dunque manca Berti e è uscito anche Bergomi ed è entrato Battistini. Questo per quanto riguarda l'Inter, dunque abbiamo cercato un pochino di ricostruire la situazione, dunque Bergomi, Berti e Schillaci non ci sono più, ci sono Fontolan, Angelo Orlando, Battistini e anche Antonio Paganin, mentre c'è uno spostamento con Tramezzani che si è spostato a centrocampo e Paganin ne ha occupato il ruolo sulla fascia sinistra. Per quanto riguarda il Parma, anche qui cerchiamo un pochino di ingegnarci, da segnalare l'ingresso di Pin e poi del portiere Ballotta. Ecco, queste le novità per quanto riguarda il secondo tempo, risultato sempre di 1-0 per l'Inter. Partita da un minuto, vediamo subito in azione Apolloni, la palla è per Crippa. Ancora Apolloni, Pizzi, prova lo sfondamento Zola, alle prese con Pesta,
lo arpiona e naturalmente calcio di punizione. Ecco, vedete inquadrato Gianfranco Zola, dopo le stagioni al Napoli, dopo le tre presenze in nazionale, è approdato al Parma, mentre rivediamo l'azione, vedete proprio che testa lo trascina a terra, e per questo motivo il Parma beneficia di un calcio di punizione dopo 1 minuto e 30 secondi. C'è un'altra sostituzione, lo vediamo adesso, c'è Abate, Beniamino Abate, tra i pali dell'Inter, al posto di Walter Zenga, mentre vediamo Zola, il colpo di testa di Fontolanna, palla rinviata lontano, Pizzi molto attivo, attaccato da Paganin Massimo, poi Pin, Apolloni, la palla per Crippa, non c'è Zoratto, ecco, Pin ha preso il posto di Zoratto nella formazione di Nevio Scala, vediamo ben arrivo, Zola, Crippa, la fiondata a tagliare il campo, dalla parte opposta c'è Balleri, ancora Balleri, prova il cross, la palla messa fuori da Battistini, poi prova ad iniziare l'azione per l'Inter tra mezzani, Paganin, la palla nella zona di Festa, c'è anche Dell'Anno che ha abbandonato il terreno di gioco e ne ha preso il posto tra mezzani, mentre c'è questa fiondata di Battistini nel tentativo di mettere in movimento Festa, poi Apolloni, palla lunga, vediamo Battistini alle prese con Zola, velocissimo Zola, lo aggancia Battistini, due giocatori a terra, Pizzi e Zola, e calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Video Bank! Video Bank! 24 ore su 24 noleggio videocassette, iscriviti qui! E vediamo ancora, vedete Battistini all'inseguimento di Zola, ha cercato di arrivare sulla palla, palla toccata invece con largo anticipo dall'ex napoletano, il calcio di punizione e sta per essere battuto dal Parma con Crippa. 3 minuti e 20 secondi, anzi Pizzi, Bergkamp appostato al limite, mette fuori, recupera Balleri, ancora Balleri, prova ad aggirare Fontolan, duello tra i due, probabilmente l'ultimo a toccare il giocatore in maglia bianca e per questo motivo non viene concesso il calcio d'angolo che viceversa era stato richiesto da David Balleri. Il computo dei corner è 10-3, mentre vediamo in azione Battistini per l'Inter, la palla è per Festa, prova Festa a lanciare nella zona di Orlando, molto buono il disimpegno in palleggio di Crippa, ancora Massimo Crippa, non ha mai rinnegato i suoi amori giovanili per l'Inter, tifosissimo di Boninsegna da bambino, questo ovviamente nei suoi amori giovanili. Crippa che ha iniziato nella formazione del Meda, poi nel Saronno, poi è stato al Pavia, al Torino, al Napoli ed ora al Parma. Mentre vediamo l'Inter in questo disimpegno difensivo con Paganin, non ce l'ha fatta Paganin a superare Balleri, sembra un'Inter più robusta questa, ma sicuramente meno tecnica di quella del primo tempo. Ma sostanzialmente mi pare che Bagnoli abbia impostato e l'Inter nei suoi giocatori ha accettato quella che chiunque sia in campo non cambia l'assetto tattico, cioè il gioco non è più il giocatore che dà la sua impronta alla tattica della squadra, ma è la tattica che richiede che lui segua quell'impostazione, e difatti un'Inter cortissima adesso in questa immagine penso sia è un po' stretta, se no si vedeva molto bene, ecco, questa invece risulta molto bene come sia vicina, compatta, come siano vicini i reparti, ma comunque chiunque entri cambia il volto di quella maglia, ma l'impostazione è assolutamente la stessa. Vediamo Shalimov nel frattempo, dopo un tentativo di azione, e poi Bergkamp che ha cercato una combinazione con Fontolan, gli è andata male. Minotti che ha dato a Brolin, Pin. Sempre la solita ragnatela del Parma, Pin, la combinazione con Zola, sulla destra c'è Balleri, ancora Zola, Minotti quasi in posizione di tiro, c'è la conclusione, vedete la palla che rimbalza pericolosamente dalle parti di Abate che comunque non si è lasciato sorprendere, ecco Lorenzo Minotti, il capitano di tutti i successi permessi, Jonk. Palla per Fontolan che si libera bene di Apolloni, ancora Fontolan che sta per puntare verso l'area,
poi arriva in sovrapposizione dalla destra Orlando, possibilità di cross, c'è il cross e Bergkamp non entra, prova invece la conclusione Paganin, tiro Svilenko che diviene poi un passaggio ancora per Orlando, palla buona per Fontolan, tiro deviato, situazione pericolosa per la difesa del Parma, protesta all'indirizzo del guardalinee, c'era una richiesta di segnalazione di fuorigioco di Orlando forse, comunque l'Inter beneficia del quarto calcio d'angolo, azione che è partita grazie a uno spunto di Fontolan ai danni di Apolloni, e Inter che va al calcio d'angolo contro Mezzani. Shalimov prova il tiro, Shalimov, intervento poi di Jonk, Pin prova Pin a verticalizzare laddove c'è Balleri, manca l'intervento Antonio Paganin, prova a chiudere il fratello Massimo Paganin sulla palla con un pizzico di fortuna, intervento che non sembrava del tutto molto ortodosso, comunque ce l'ha fatta Paganin ad arrestare l'azione di Balleri che comunque si è infortunato a bordo campo. Battistini vede tutto, mette la palla fuori e per noi la possibilità di fermarci mentre controlliamo. Cinali è fresco, naturale, leggero. Cinali è sempre Cinali. Bene, abbiamo ripreso. Mentre vedete un attimo le formazioni di questo secondo tempo, il Parma dunque a Ballotta, Balleri, Benarrivo, Minotti, Apolloni, Grün, Crippa, Pin, Pizzi, Zola e Brolin, le formazioni ovviamente del secondo tempo, l'Inter si è riproposta con Abate, Orlando, Tramezzani, Battistini, Festa, Paganin, Shalimov, Jonk, Fontolan, Bergkamp e Paganin, ovviamente un Paganin e Antonio, quello con il numero più alto, mentre con il numero 6 Massimo Paganin. Si è ristabilito il giocatore Balleri e il Parma ha ricevuto nuovamente il pallone all'Inter che riprenderà le operazioni con un calcio di rinvio. Beniamino Abate lo vedete con il numero 12, scorso anno ha totalizzato 7 presenze con la maglia dell'Inter. Shalimov cambia bene con Festa, Orlando, la combinazione che si conclude male per i nerazzurri e il Parma che si propone con Pin, ancora Pin, Brolin, solito attacco dalla destra con Balleri, ancora Thomas Brolin, Crippa, palla filtrante per Pizzi che si è liberato bene di Bergomi, costretto al fallo e calcio di punizione per il gialloblu. E vediamo ancora l'azione. Ovviamente si trattava di Battistini e non di Bergomi, sostituzione che abbiamo già riferito poc'anzi. Calcio di punizione quando sulla palla sono Pizzi, Zola, per cui due possibilità di battuta, sempre a rientrare o di destra o di sinistra, vediamo che angolazione scelgono i due giocatori. Parte Zola e la traversa. Immobile Abate, bellissima la conclusione, poi l'Inter che spara il pallone in fallo laterale con Festa. C'era sicuramente una grossa alternativa fra i due, la punizione era molto bella, talmente bella che anche Abate l'ha guardata e guardate come era veramente intento ad osservare che fortunatamente la traversa si è sostituita lui. Vediamo Jonk, l'apertura con tanto di colpo sotto per Orlando, prova l'accelerazione Orlando, viene messo giù e ancora qualche istante di pausa per noi. È ripreso il gioco con l'Inter che ha battuto il calcio di punizione, Tramezzani in posizione dunque di mediano sinistro, riparte il Parma con Zola, Balleri prova a chiuderne l'azione, interromperne l'azione, Paganin che lo mette giù ed è ancora gioco fermo, ancora una volta dimostra di possedere una certa personalità questo 24enne, dicevo prima nipote d'arte. Sì, ha personalità, aggressività, però bisogna che questa sia poi trasformata in qualcosa di costruttivo, molte volte invece la sua è un po' vana come iniziativa, almeno non porta uno sbocco, a differenza di quanto usualmente Benarrivo e Di Chiara fanno quando sono nelle loro rispettive posizioni. Ed ecco appunto Benarrivo, prova ad affrontarlo Shalimov, la palla è poi per Brolin, Pizzi, buona l'idea per servire Pin, ed ora Inter che si propone con Bergkamp.
prova ad attaccarlo Minotti, Bergkamp contro Minotti, se ne va, lo salta, ancora Bergkamp, l'accelerazione verso la porta avversaria, ancora Bergkamp, il retropassaggio, stupenda l'azione, Bergkamp Pion, che conclusione sbilenca di sinistro da parte dell'altro olandese. Comunque Bergkamp ha dimostrato qui un pezzo del suo repertorio. Sì, sicuramente ha sbagliato Minotti, perché si è fatto prendere il tempo in brutta situazione, però molto bravo Bergkamp ad avere visto Jonk. Jonk non ha il coraggio di calciare, vedete che va di piatto su una palla che invece deve aggredire, non deve subire il pallone, lui deve aggredirlo sopra la palla, grande interno collo e cercare la porta. Ha avuto molta paura nel tiro. Dunque una bella azione dell'Inter che si è proposta in questo secondo tempo con Dennis Bergkamp, la conclusione sbilenca o scorretta, proprio il caso di definirla così, da parte di Jonk, un giocatore che è bravissimo col destro, sicuramente molto meno col sinistro, ed ora ha tentato la stoccata dalla distanza Massimo Crippa. Sempre 1-0 per l'Inter, il gol che fa la differenza è quello realizzato al decimo minuto da Totò Schillaci. Avevamo avuto così qualche dubbio proprio in presa diretta sulla posizione di Dennis Bergkamp, che poi è sparato in porta, mentre invece avete visto nell'intervallo che abbiamo rivisto l'azione ed era regolarissimo il gol dell'Inter, regolarissima anche la posizione di Dennis Bergkamp, ovviamente la posizione che aveva suscitato qualche nostro dubbio. 1-0 per l'Inter con il Parma che si propone. Apolloni, Pizzi, verticalizzazione, lo scatto di Zola inseguito da Festa, ancora Zola, un duello sardo, Zola che di Nuoro e Festa che di Cagliari, e poi il passaggio di Benarrivo per Crippa, gli applausi per l'ex giocatore del Napoli. Ancora Benarrivo, Brolin, è buona l'idea, Zola ancora, effettua il cross, Pizzi, la palla è sempre in gioco, dalla destra c'è stato il cross di Balleri e poi l'arbitro che assegna il calcio di punizione per il fallo di mano di Paganin, la massima punizione ovviamente il calcio di rigore. C'è stata una segnalazione del guardaline che ha portato la bandierina in mezzo alle gambe per far capire a Quartuccio che si trattava di calcio di rigore. Sì, secondo me non aveva visto perché è coperto, a me è sembrato abbastanza che avesse le mani lungo il corpo, rivediamo, potrei sbagliarmi, vediamo se va ad aprirle. Vedete che ha le braccia lungo il corpo, assolutamente. Io, Sivori si rivolterà anche sulla sedia, ma io non avrei fischiato calcio di rigore in questa occasione. Direi che l'arbitro lo ha assegnato in assoluto su segnalazione del guardaline, perché lui non l'aveva visto. Sì, in effetti si è vista chiaramente la posizione che ha assunto il guardaline, appostato dalla parte opposta alla nostra postazione, che ha portato la bandierina in mezzo alle gambe con un gesto d'intesa. Vediamo Pizzi che sta per tentare di ristabilire le distanze, di rimettere in parità l'esito della gara. Vediamo Pizzi, tiro, gol! Gol dunque di Pizzi al 14° minuto, gol sul calcio di rigore, Schillaci al decimo del primo tempo, Pizzi al 14° della ripresa, il gol dell'ex. E ha calciato sicuramente molto bene il rigore, anche se non ha guardato assolutamente il portiere, però ha cercato un tiro abbastanza angolato, non troppo in effetti, è un po' forte, se solo un attimino abbatte riesce a stare su può anche arrivarci. Comunque ripeto il mio pensiero, la mia idea, non avrei fischiato il calcio di rigore. Tramezzani, palla per Battistini, Festa, prova Festa a lanciare Shalimov, palla calciata sicuramente in modo non ortodosso, mentre ancora il Cagliari che si propone con Pin, la palla è sulla destra per Balleri. Grande entusiasmo sugli spalti dopo il gol del pareggio messo a segno da Pin. Eccolo ancora Pin, prova la comunicazione con Zola, Zola dalla distanza, il tiro, la parata in due tempi di Abate, tiro abbastanza centrale che comunque stava per sorprendere il portiere interista. Sì, tra l'altro abbiamo dimenticato un attimo di segnalare prima lo splendido assist di Brolin verso Zola, che è quello che ha fatto nascere tutta l'azione, veramente grossa intelligenza di un giocatore questo Brolin, a volte un pochettino scuro ma pratico, capace di giocare in tutte le parti del campo, è venuto qua a Parma a fare l'attaccante, è diventato trequartista, adesso sostituisce Zorato come perno centrale del centrocampo, quindi un giocatore senz'altro molto molto valido. Tramezzani ora andato a mettere una pezza ad un passaggio sbagliato di Festa, mentre c'è da dire che sta
giganteggiando a centrocampo per l'Inter Jonk, sia in fase di difesa poi in fase d'appoggio. Un Inter ovviamente che è molto cambiata rispetto a quella del primo tempo. Dicevo prima che un Inter che poteva forse offrire più quantità e meno qualità, mentre vedete che a gentile richiesta rivediamo ancora l'azione di poco fa, il tiro di Zola. Bergkamp attaccato fallosamente da Benarrivo, calcio di punizione per l'Inter che vedremo tra qualche istante. 2-1-0. Trident, chewing gum senza zucchero. 16 minuti e 30 del secondo tempo, 1-1, in vantaggio l'Inter nel primo tempo con Schillaci, il pareggio di Pizzi al 14esimo della ripresa. Jonk si propone per la formazione interista, lo scambio è con Tramezzani, poi Massimo Paganin. Pin, la palla è sulla destra per Balleri, questi non ce la fa a mantenerla in gioco e l'Inter dà avvio alle operazioni con la rimessa in gioco con le mani già effettuate. Ancora Jonk, Bergkamp chiede collaborazione a Tramezzani che cerca Orlando, è stato un duello aereo tra Orlando e Benarrivo, mentre vedete in panchina che è andato a sistemarsi Nicola Berti, panchina affollatissima quella interista. Interviene Shalim su Pizzi, c'è calcio di punizione già battuto. Brolin, Zola, Pin, Pin e Brolin nuovamente. Sempre molto elaborata l'azione d'attacco del Parma. Sì, però è molto bella vederla dall'alto perché quando sono in possesso di palla sono 7 giocatori che si muovono. Cioè si muovono costantemente tutti per far dare un punto di riferimento diverso al compagno e per dargli quindi più scelta. Tramezzani va a chiudere la trama del Parma e poi scaglia la sfera sulle gambe di Brolin, facendo così guadagnare alla sua squadra una rimessa in gioco. Da calcio di rinvio, mentre vedete Thomas Brolin, per lui 22 presenze nella nazionale svedese. Thomas Brolin che ha rinnovato recentemente il suo rapporto con il Parma per altri 2 anni. Dicevo 22 gol corredati da 12 gol, mentre siamo ora al rinvio, che sta per essere effettuato da Beniamino Abate. Il colpo di testa è stato di Crippa, poi Battistini. Sulla sinistra c'è Tramezzani, Fontolan, collaborazione con Paganin, tenta questi il dribbling e Dani Di Grun gli va male, continua il duello, poi alla meglio il belga. Il dribbling di Minotti e Dani di Bergkamp. E poi Pin che prova l'attacco per la sua squadra, preso un contratempo Tramezzani, prova l'accelerazione ancora il Parma con Zola, sulla destra per Balleri. E c'è stata la deviazione di Paganin allorché il difensore esterno ha tentato il cross e calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. Totip, se non giochi, non vinci. Già battuto l'undicesimo cross, palla messa lontana da Shalimo, poi Brolin, la conclusione. E c'è stato l'intervento difensivo di Festa, molto bello, praticamente a corpo morto, mentre Fontolan prova a destreggiarsi, l'Inter in attacco, Fontolan ancora, l'apertura nella zona di Battistini e il contropiede dell'Inter, mentre c'è Orlando che va in sovrapposizione sulla destra, ancora Battistini, un cross, la corrente Fontolan anticipato da Apolloni e il Parma è riuscito a sbrogliare la matassa difensiva grazie al suo stopper. Zola, Pizzi, ancora Brolin, Crippa, mentre c'è il solito lavoro incessante di Benarrivo, le sue corse a perdifiato sulla fascia sinistra, questa volta invece hanno deciso di cambiare impostazione i giocatori del Parma andando a cercare dall'altra parte colui che fa il paio con Benarrivo, vale a dire David Balleri, solo contro due, vedete Tramezzani, subisce l'attacco falloso da parte del numero 7 Massimo Crippa e per l'Inter si tratta di calcio di punizione. Quando siamo giunti al 20esimo e 20 secondi, il risultato è di parità 1-1. Direi che l'uscita di Dell'Anno da là ha dato più spazio sicuramente a Balleri, mentre l'inserimento di Orlando, più dedito e più abituato al contenimento di un avversario, di un terzino che spinge, ha contenuto Benarrivo che in questo inizio di ripresa ha avuto poche o meno possibilità di mettersi in mostra. Jonk, distributore di gioco prezioso per l'Inter, con la palla per Festa. Ancora Jonk, intervento falloso di Brolin, fallo di mano ovviamente, poi Jonk che si adopera per battere il
Calcio di punizione, mentre vedete colui che a suo tempo avevamo definito bimbo bomber per il viso da bambino, vale a dire Thomas Brolin, ha protestato in modo del tutto civile nei confronti del direttore di gara, mentre c'è questa azione d'attacco con Orlando che protesta per un presunto fallo di mano, mi pare di ben arrivo. C'è Minotti che due o tre volte che esce un attimino fuori tempo, anche in questo caso si è fatto tagliare fuori da Orlando che aveva messo dentro una palla che se appena riesce a passare c'è Berkan solo in mezzo all'area che la spinge dentro. Siamo al quinto corner per l'Inter, mentre ne ha battuti complessivamente 11 fino a questo momento il Parma. Tramezzani ha messo fuori Minotti, palla domata in modo esemplare sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che stilistico da Zola, e poi c'è stata la bella rincorsa di Orlando che è andato a recuperare la palla, ha precisato un rilancio e Berkamp in posizione che definiamo dubbia. Balleri, ancora Balleri, prova l'accelerazione, le prese con Paganin, questi li chiude la strada, palla poi per Abate che mette fuori per Scialimo. Bello il duello tra questi due giovani. Tramezzani, Jonk ha tentato di dettare il passaggio a Fontolani, Jonk invece preferisce abbassare i ritmi dell'azione della sua squadra, e poi Tramezzani che dà Paganin. Jonk, per lui 9 presenze in nazionale con un gol. Berkamp, ancora Berkamp, chiama in azione Orlando, ha tentato la deviazione Scialimov, non ce l'ha fatta, palla recuperata ancora dall'Inter con Jonk che aveva cercato di lanciare nella zona presidiata da Fontolani, e poi c'è stato un fallo che l'arbitro assegna al Parma, forse qualche dubbio, comunque qualche istante di pausa per noi. Shampoo Pantene Pro V, il trattamento quotidiano per mantenere i capelli sani. Vedete che sta per uscire uno dei nuovi acquisti del Parma, vale a dire David Balleri, il 24enne difensore che abbiamo definito nipote d'arte, nipote di quel Lupo Balleri che era stato il primo libero voluto da Elenio Herrera nell'Inter Euromondiale, e è entrato in campo Matrecano. Nel frattempo c'è il nuovo entrato al microfono di Nicola Calatopoulos. A te Nicola. Sì, allora Balleri, anticipi di Serie A questi, com'è? Diverso molto dalla Serie B? Sì, è diverso. L'anno scorso era tutte un'altra cosa, quest'anno incontro grandissimi campioni e a me mi fa tantissimo piacere, ecco. Senti, Berkamp com'è visto da vicino? Ma io sono stato sempre anche da quando giocavo in Olanda, quindi è un piacere giocare contro di lui. Grazie Lina Bruno Rombi. Grazie Nicola. Calcio di punizione per il Parma, l'intervento falloso è quello di Festa su Zola, su Gianfranco Zola, che è proprio quest'ultimo che vedete inquadrato, ha subito già 5 falli, che sta per battere il calcio di punizione per la sua squadra. Palla tagliata sotto misura, la respinta mancata da Abate, ma c'è stata una scorrettezza, se non vado errato, da parte di Appolloni, mentre vedete inquadrato il capitano Lorenzo Minotti. Dunque, dicevo prima che c'è stata una sostituzione, è entrato in campo Salvatore Matrecano, che è un 23enne napoletano che non è alla prima stagione bensì alla seconda con la maglia del Parma, complessivamente ha totalizzato 48 presenze. Vedete inquadrato Nevio Scala, con Nevio Scala c'è lo staff del Parma, non al gran completo perché manca il direttore generale Giovan Battista Pastorello che si è infortunato giocando a calcio appena rientrato a casa, per cui è stato operato ai legamenti del ginocchio, operazione che è avvenuta a Barcellona, e comunque sono guai che accadono non solo ai calciatori ma anche a coloro che provano così a ritornare a calcare i campi di gioco. Brolin, verticalizzazione per Pizzi, la palla finisce oltre la linea di fondo e qualche istante di pausa ancora per noi. 1-1 quando siamo al 25esimo e 30 secondi. Scialimov è caduto nel momento di battere verso Davide Fontolan. Ora il Parma si propone con Brolin che ha ricevuto da Crippa. Ancora Brolin. Zola. Prova di Zola, applausi per lui. Brolin. Crippa dalle retrovie. Poi Minotti. Posizione buona per il passaggio che avviene per Pizzi. Il tiro, gol! Raddoppio di Pizzi grazie a questa bella giocata di Minotti.
Gli ha messo il pallone in posizione di battuta e l'ex nerazzurro ha così firmato la seconda segnatura quando siamo al 26esimo minuto. Fortunato da questo tocco, perché gli ha portato, gli ha rallentato la palla e gliel'ha messa in condizione di tiro, perché altrimenti non poteva tirare di prima. Ecco, questa palla gliela rallenta, lui colpisce anche sul primo palo e la mette benissimo dentro. Vedete la fatalità del calcio, come Shalimov sia stato autore del miglior assist. Ecco, questa palla rallentata gli permette di calciare, gli permette comunque di arrivare in anticipo, ma di calciare di prima intenzione. Direi che in questa Inter la pedina forse più importante che adesso manca è proprio Berti, perché sono finite tutte le alternative tattiche dell'Inter del primo tempo. 2-1 per il Parma dunque, due gol di Pizzi, un fallo di Benarrivo ai danni di Orlando e l'arbitro comunque che va a redarguire l'autore del fallo. C'è spazio anche per una sostituzione, noi ci fermiamo per qualche istante. Ecco, vedete che Fausto Pizzi ha guadagnato la panchina, Fausto Pizzi che ha guadagnato anche gli applausi del vincitore, per lui due gol, l'Inter vinceva per 1-0, poi le sue due segnature dell'ex hanno ribaltato completamente la situazione, mentre è entrato in campo Mannari, ricorderete il giocatore ex Milan, ex Como. Vediamo ora il Parma che si distende con Zola, ancora Zola, prova a dare in là l'azione per la sua squadra, Apolloni, Zola nuovamente salito in cattedra in questo secondo tempo, ancora un bel passaggio per Apolloni, il cross, l'uscita di Abate, mentre Apolloni è finito pesantemente contro i cartelloni pubblicitari. Sì, c'è Nicola Kalatopoulos nel frattempo con l'eroe della serata, te Nicola. Sì, allora Bruno, non c'è Asprilla, non c'è Melli, c'è Fausto Pizzi, il Parma è sistemato, no, là davanti? Ma c'è anche Zola, c'è Brolin, io penso che il Parma abbia diverse alternative, è completo in tutte le parti, per cui anche se manca qualcuno non ne risentiamo. Ecco, tu che cosa chiedi a questa stagione? Ma intanto di affrontare una stagione senza problemi di salute, perché ultimamente non penso di essere stato troppo fortunato. Se poi la salute mi assiste, sono convinto di poter fare una buona stagione, perché fisicamente sto benissimo, la squadra mi sembra forte, poi abbiamo diversi impegni per cui ci sarà spazio sicuramente per tutti. Grazie a Fausto Dina, Bruno Lungri. Continuiamo con Ballotta, palla che nel frattempo viene messa fuori cavallerescamente da Bergkamp, c'era stato uno scontro tra Bergkamp e Grün e per questo motivo vengono chiamati in causa il medico e il massaggiatore del Parma. Gioco fermo e ancora qualche istante di pausa per noi. Camere tornano su Josh Grün e ci fanno anche rivedere lo scontro. Vedete che forse si è infortunato cadendo a terra, mi pare che non ci fossero scorrettezze da parte di Bergkamp. Questa è la cosa più brutta, perché si è messo male la caviglia, penso, e si sta tagliando la scarpa, o meglio la caviglia che il ginocchio, credo. A livello di piccola distorsione sicuramente meno pericolosa, però penso che sia giusto che il Parma non rischi in questo periodo una fermata sulla preparazione, perché poi si può pagare per tutto l'anno su una pedina così importante per il suo assetto tattico. Ecco, stiamo rivedendo ancora, vedete che Poppy Bonnici ci fa rivedere, forse però c'è stato, è inciampato o è sceso forse sul piede di Bergkamp, e sì, ha perso l'equilibrio, cioè non è andato in appoggio perfetto, però non mi sembra niente di particolarmente, fortunatamente, almeno niente di particolarmente grave. Ecco, precauzionalmente ovviamente George Brown se ne va e al suo posto entra in campo Hervatin, Gianluca Hervatin, un 19enne di Porto Torres, 8 presenze in Serie A. Orlando prova la combinazione con Jonk, ancora Orlando in anticipo, ma è stato molto bravo Brolin a vanificare l'azione degli interisti. Eccolo ancora qui, Thomas Brolin. Tra l'altro non è che mi ha sorpreso, ma ho visto un Crippa quanto mai disciplinato, non ha tenuto la palla mai più o non l'ha toccata più di 3 volte, cosa non è insomma partito in quelle sue scorribande usuali che poi finivano molto spesso in un fallo a favore magari, ma molto disciplinato, e perché abbiamo abbastanza assimilato quello che è il gioco del Parma. Eccolo proprio in azione Crippa, prova la conclusione personale, bellissima la stoccata centrale, facile la parata di Abate. Questo episodio è datato 31 minuti e 5 secondi. Orlando,
cerca Fontolan alle prese con Apolloni, bravissimo Fontolan a destreggiarsi, poi tocca per Festa, accelerazione di Festa, dalla destra il cross in buona posizione, c'era Shalimov, ancora Fontolan e c'è un passaggio un po' debole per Festa che comunque poi riesce a toccare per Orlando, ancora Orlando prova la percussione centrale e c'è un tentativo di 1-1, ancora Orlando, vedete che forse viene messo giù fallosamente da Apolloni e per questo motivo l'arbitro concede il calcio di rigore. Davvero in attesa questa azione personale di Orlando, è stato molto bravo. Ma ingenuo Apolloni che è andato mai tardi, non ha mai scelto di andare a rinviare, a mettere in calcio d'angolo, in scivolata di sinistro, ha cominciato a allargare un braccio per tenere l'avversario e poi vistosi superato non ha fatto niente di meglio che franargli addosso. Direi che questo rigore c'è. Per l'Inter dunque la possibilità di pareggiare il conto, il Parma era andato al pareggio su calcio di rigore, battuto da Pizzi, 32 minuti, batte e calcia molto bene Dennis Bergkamp, spiazzando Ballotta e mettendo il pallone di piattone proprio alla sinistra del portiere. E direi che anche Ballotta ha fatto una scelta di palo più che un tentativo di guerra psicologica con l'avversario. Bergkamp con molta tranquillità ha messo anche lui senza guardare molto, ma ha aperto improvvisamente la pianta del piede andando di piatto, raso terra. 2-2 dunque la partita che è tornata in equilibrio, il Parma ricordiamo aveva pareggiato con Pizzi su calcio di rigore, il gol del primo tempo ha messo segno da Schillaci, poi ancora Pizzi ed ora Dennis Bergkamp con questo gol su calcio di rigore, un'azione prolungata dell'Inter quella che ha prodotto il calcio di rigore, è davvero encomiabile l'atteggiamento offensivo di Angelo Orlando. Brolin e poi la palla per Apolloni. Stie Ervatin, poi Jonk, Bergkamp, Shalimo, avete visto uno scambio in collaborazione tra i tre stranieri dell'Inter, mentre c'è Paganin che si è defilato sulla sinistra, palla ancora per Shalimov e poi Bergkamp che prova il cross, intervento di Apolloni, poi il rilancio di Ervatin, Battistini di testa, Festa, ancora Orlando in posizione regolare, Bergkamp prova la finta, ancora Bergkamp e poi inciampa malamente sul pallone, è un po' di fortuna anche in questa azione d'attacco del giocatore olandese, mentre c'è Paganin dalla parte opposta, prova il dribbling a rientrare, ancora Paganin e qui ci sarebbe un altro calcio di rigore che l'arbitro non ha voluto assegnare. Vediamo che cosa accade. Gioco fermo a centrocampo per un intervento falloso. Ecco, rivediamo ancora l'episodio. La palla era certamente passata, io direi che gli è andato sui piedi e forse poteva anche rimanere su, ma non sono convinto che in una partita di campionato le proteste sarebbero state così contenute. Sicuramente e giustamente molto più pesante. Gioco fermo e per noi qualche istante di pausa. Super Escort Wagon 16 valvole, l'unica con il climatizzatore incluso nel prezzo, fino al 31 agosto. Si riparte sempre parità 2-2 dopo il giallo di poco fa, protagonisti Benarrivo e Paganin. Comunque l'impressione è quella che l'arbitro sarebbe potuto intervenire probabilmente se non avesse accordato il precedente rigore da pochi minuti. Sì, però Bruno, è, diciamo sempre così e forse faremmo la stessa cosa, però non è un concetto giusto, no, di un arbitro. Il concetto è ovviamente sbagliato, cerchiamo di capire, di entrare, certo, nella testa dell'arbitro. Faremmo così anche noi probabilmente se fossimo l'arbitro o facessimo gli arbitri in quella situazione, forse. Però io credo che se c'era doveva essere assegnato. Zola, sempre parità 2-2. Pin. L'apertura è sulla destra per Benarrivo. Benarrivo che dopo le sostituzioni avvenute in questo secondo tempo si è spostato sulla destra lasciando la fascia di sinistra ad Ervatin. Questo per quanto riguarda le sostituzioni, mentre potremmo poi rivedere, grazie alle telecamere di Poppi Bonnici, potremmo poi rivedere ancora una volta l'episodio incriminato di poco fa, anche se ovviamente lascia il tempo che trova, un'azione anche dubbia o qualcosa di più che dubbia che riguarda una partita amichevole. Vediamo nel frattempo il tentativo di Brolin. Zola, la palla per Minotti, Crippa, Ervatin, prova ad affrontarlo Orlando, ancora Ervatin, poi Minotti, palla scodellata in area, esce un po' goffamente Abate,
palla rimessa in mezzo ed è stato molto bravo nel suo disimpegno difensivo Gianluca Festa, mentre rivediamo l'azione di poco fa. Roberto, ecco, lui tocca la palla, sembra, è chiaro che va giù, passa e mette giù ancora il piede sinistro Paganini, come se potrebbe andare, però secondo me il contatto c'è stato. Altra sostituzione per quanto riguarda il Parma, Sorce è il giocatore che prenderà il posto di Zola. Per l'Inter non ci sono state sostituzioni nel corso del secondo tempo, dopo quelle avvenute proprio all'inizio di questo secondo tempo. Vediamo un tentativo di Paganin, la palla recuperata dal Parma con Apolloni, poi Crippa, Sorce, azione solitaria del numero 18, mentre c'è Paganin che prova ad infastidire l'azione di Pin, da questi ancora Sorce in posizione di tiro, prova a sorprendere Abate con un pallonetto e qualche istante di pausa ancora per noi. Piccolo malinteso con la regia, andiamo avanti. Paganin, Massimo Paganin, la palla è per Tramezzani. Jonk. Orlando prova a verticalizzare per Fontolan. Ancora Fontolan, sovrapposizione di Festa, ancora Fontolan. Bellissimo il dribbling, ha fintato il cross. Il colpo di tacco per liberare dalla destra Festa, che prova un cross a rientrare, la palla finisce oltre la linea di fondo, si ripartirà con un calcio di rinvio ed ora ci fermiamo per qualche istante. Minuti e 10 secondi, il calcio di rinvio deve essere battuto nuovamente per il Parma. Avete visto in sovraimpressione la situazione per quanto riguarda i gol, 2-2, Schillaci prima, poi due volte Pizzi, la prima su calcio di rigore e poi Bergkamp su calcio di rigore. 4 gol complessivamente, qualche bella conclusione da ambo le parti. Apolloni, Brolin, ancora Apolloni. Il Parma è sceso in campo senza Di Chiara e Melli, oltre che Asprilia, che non è in Italia. L'Inter inizialmente non ha messo in campo per infortunio, per leggero infortunio, Manicone. Ancora convalescenti sono Ferri e Bianchi, poi ovviamente c'è Ruben Sosa, pure lui in Sud America. Mannari, la palla per Brolin, pallonetto a scavalcare la difesa dell'Inter, stacca molto bene Paganini ed è molto abile Jonk a servire Shalimov, che si fa soffiare la palla da Brolin, ancora Brolin prova il tiro ad aggirare, a rientrare, ha colpito decisamente male il pallone. È però molto bravo, hai visto come è andato a pressare, ha capito la difficoltà del suo avversario ad appressarlo, gli ha portato via la palla, poi la lucidità a questo punto dell'incontro può anche venire un po' a mancare dovuta alla fatica. Però è comunque sempre un ragazzo molto interessante, mentre vedo il Parma un pochettino indietro nei suoi pesi massimi, che sono il trio centrale, cioè Apolloni e Minotti hanno avuto spesso delle pecche, hanno per esempio sofferto questo Fontolan, molto molto intraprendente anche stasera. C'è da dire che comunque in questo periodo della stagione solitamente i pesi massimi lamentano qualche problema. Sicuro, sicuro. Vediamo Hervatin per il Parma, lo aspetta Festa, ancora Hervatin, il dribbling buono, si invola sulla sinistra e poi va a chiudersi laddove non può più proseguire e ha dato l'opportunità a Festa di recuperare. Ecco inquadrato il giocatore Gianluca Hervatin, è nato il 1 gennaio del 1974. Brolin, palle per Pin, Sorce, retropassaggio era per Matrecano, ben arrivo e poi Brolin, pallonetto a scavalcare la difesa, fa buona guardia Paganin che lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, al di là del rigore procurato, però abbiamo parlato di fallo involontario, sembra essere stata abbastanza buona la prova del più giovane dei Paganin. No, a me piace abbastanza, sa destreggiarsi abbastanza bene in tutti i ruoli in difesa, mi pare che abbia preso posizione tattica valida, sa chiudere, sa coprire, io direi che è un ragazzo abbastanza interessante. Vedete Paganin che è in un ruolo abbastanza insolito di esterno sinistro d'attacco nella formazione interista,
il suo sorriso un pochino ironico per il calcio di punizione assegnato all'Inter, assegnato contro l'Inter per una posizione sua di fuorigioco che forse non c'era, perlomeno questo era il suo modo di vedere la situazione. Ancora il Parma in attacco con ben arrivo, 41 minuti e 35 secondi, Brolin. Apertura sulla sinistra per Crippa, pallone irraggiungibile per l'ex napoletano. E la rimessa in gioco è per l'internazionale, mentre vedete Massimo Crippa, per lui 12 presenze in nazionale, ricordiamolo. Poi vediamo Orlando, il retropassaggio per Paganin. Bergkamp, lo stop o perlomeno il suggerimento per Jonk, questa volta Jonk sbaglia. Pin, l'apertura sulla destra per Benarrivo. L'uscita di Benarrivo, anzi l'uscita di Paganin su Benarrivo, mentre Fontolan era riuscito abilmente a superare l'avversario di turno. Fontolan sicuramente in buone condizioni atletiche, Fontolan che ricorda vagamente anche nel suo incedere, non molto vagamente, anzi ricorda il Fontolan del Genoa dell'ultima stagione giocata davvero alla grande. Fontolan poi che sa destreggiarsi o inserirsi come mente nella, sia come potete dire, attaccante a distanza di tre giorni, che ha fatto il terzino puro, quindi dimostra molta molta abitudine ai ruoli. Bellissima conclusione questa di Gianluca Festa, tiro incrociato, eccolo qua il 24enne difensore prelevato dal Cagliari. E rivediamo ancora l'azione, vedete l'assist di testa senza problemi da parte di Bergkamp, poi la conclusione, la mezza girata con palla alta sopra la traversa. Dicevo che a proposito del Parma è lecito ricordare che la squadra sarà impegnata il 20 e il 22 prossimo in un quadrangolare, la Coppa Parmalat, che vedrà impegnata oltre al Parma le altre squadre che sono sponsorizzate qui dalla ditta di Parma appunto, vale a dire i sudamericani del Boca Juniors per quanto riguarda l'Argentina, del Peñarol per quanto riguarda l'Uruguay e del Palmeiras per quanto riguarda il Brasile. Due giornate di calcio, mentre l'Inter sarà di scena il prossimo 12 agosto a Cesena nel triangolare che la vedrà opposta a Milan e Cesena. Vedete nel frattempo la situazione per quanto riguarda il gioco effettivo in questo secondo tempo, si è giocato un po' meno rispetto al primo, siamo sui 26 contro i 27 rotti del primo tempo. Ancora un lancio per Fontolan. Jonk prova a destreggiarsi l'Inter con Chalimov, chiude molto bene a Polloni, anzi Minotti, garato a Brolin, l'attacco del Parma con 4 giocatori contro 4, dalla sinistra c'è Crippa, ancora Crippa, quasi in posizione di sparo, poi preferisce toccare a Pin, Brolin, ancora Pin, e ci cincischiano eccessivamente i giocatori del Parma dando così l'opportunità all'Inter di recuperare con Orlando, nel frattempo era finito in posizione di offside Lorenzo Minotti. Per quanto riguarda il cronometro siamo sui 44 e 45 secondi, 47 in questo momento, siamo vicinissimi all'epilogo di questa che è stata una partita piacevole che ci ha mostrato quelli che non sono i volti definitivi delle due formazioni, però si può ovviamente leggere tra le righe quello che potrà essere l'atteggiamento delle due squadre nel prossimo campionato. Battistini ha cercato di lanciare nella zona di Orlando, zona ben presidiata da Hervatin che effettua la rimessa in gioco, ancora Hervatin. Retropassaggio per Ballotta, il portiere della Via Emilia, così era stato soprannominato, infatti è nato nei pressi di Bologna, poi ha giocato nel Cesena, nel Modena, nel Parma. Scialimo, Orlando affiancato nella sua azione da Fontolan, ancora Orlando, vanno a chiudere in tre del Parma. Palla per Fontolan mentre è scaduto il 45esimo, Bergkamp ha cercato di avere la meglio su Matrecano, stoppando la palla in modo tale da escludere l'intervento difensivo del giocatore avversario, non ce l'ha fatta, invece con Sorci si ripropone ancora il Parma, Brolin, Crippa, Minotti garato a Brolin, poi ancora Sorci, Hervatin quando siamo al 46esimo e 7 secondi, Brolin, fiondata laddove c'è ben arrivo,
prova a controllarne l'azione Paganin. Ancora un attacco del Parma con Minotti, pallonetto a cercare Sorce, stacca molto bene Orlando, poi Jonk, abile il suo colpo d'esterno per servire Paganin Massimo, e l'arbitro in questo momento dice che la gara è finita e il risultato è di 2-2, in vantaggio l'Inter con Schillaci, poi due volte in vantaggio il Parma con Pizzi, e poi c'è stato il pareggio definitivo su rigore di Bergkamp. Adesso Nicola Kalatopoulos raccoglierà le impressioni finali. Mi pare che sei già con un ospite, puoi andare, Nicola. Sì, Bruno, sono con Gianfranco Zola. Allora, grandi applausi del pubblico, del nuovo pubblico del Tardini all'uscita del campo. Una bella soddisfazione, no? Però tu sai di poter fare di più? Beh, indubbiamente, ci mancherebbe. In questo momento è difficile dare il massimo, perché con la preparazione ancora sulle gambe non abbiamo ancora smaltito i carichi di lavoro, e allora si fatica il doppio, soprattutto gente come me che ha bisogno della rapidità. Comunque, ripeto, c'è da essere ottimisti. Bettega, che di calcio uno che se ne intende, ha detto: è bello vedere il Parma giocare dall'alto, perché ogni volta che uno ha la palla sette compagni si muovono per ricevere il pallone. Ecco, tu ci dai il conforto della tua impressione anche in questo, cioè venendo da fuori hai trovato questa situazione? Sì, indubbiamente per me e per i nuovi, ecco, in generale il compito è più facile, anche perché ogni volta che si ha la palla si ha sempre due o tre alternative a cui darla, e questo facilita il gioco. Ripeto, questa è una squadra molto ben rodata, credo che se si continuerà a lavorare con questa umiltà, con questa determinazione, si potranno conseguire dei buoni risultati. I buoni risultati dopo quelli dell'anno scorso è uno solo, no? Ma non è detto, sarebbe già un buon risultato confermare quello di buono che si è fatto l'anno scorso, in un campionato sempre più difficile. Perfetto, grazie Gianfranco Zola, linea alla regia.